a proposito di Sicilia, abbiamo un'amica che ci viene a trovare. Giusina Battaglia! Finalmente, Giusina, benvenuta nelle nostre cucine! Per la prima volta qui. Allora, Giusina ha scritto tra i tanti libri, questa è la tua ultima fatica, ecco. Viaggio in Sicilia, perché? Perché tu da sempre cucini siciliano, proponi la Sicilia nel piatto e fai piatti prevalentemente siciliani. Lei è palermitana, anche se vive al nord da tanti anni, ma insomma siciliana nel cuore, addirittura è la Trinacria. Sì, guardate, questa la porto con me. Vedete, guardate, la Trinacria qui proprio sul braccio. E qui soprattutto. E qui nel cuore. Quindi tra poco un piatto siciliano con Giusina e tanto altro dopo la reclame. Eccoci qua, parlavamo del libro di Giusina, Viaggio in Sicilia, e quindi oggi abbiamo detto devi farci una ricetta siciliana. Assolutamente. Allora, che ricetta ci fai? Così poi chiacchieriamo, voglio sapere un po' di cose di te, anche il pubblico a casa. Oggi facciamo una pasta tipicissima, la nostra pasta asciutta per eccellenza, è la pasta canciova. L'anciova è la l'acciuga. Quindi una pasta alle acciughe, quindi semplice, economica. Semplicissima, economica. E tra l'altro è una pasta che ha davvero un significato stupendo, perché questa pasta ha degli ingredienti che si possono ovviamente portare e conservare, come l'estratto di pomodoro che noi chiamiamo asciatto, le acciughe, i passolini. Questa è la passolina siciliana, che è diversa da quella che si trova un po' fuori, e i pinoli. Cosa accadeva? Nella prima emigrazione, dell'inizio secolo scorso, i siciliani che emigravano al nord con dolore portavano questi ingredienti con sé, con loro, e infatti questa pasta si chiama anche a milanesa. Perché la milanese, naturalmente venivano al nord, a Milano. E quindi era un modo per restare ancorati in qualche modo alla tradizione, alla loro vita giù in Sicilia. Che bello, è una questione e io di lo cuore. Dico, mi vengono ancora i brividi. Vedi, veramente. È bellissimo che tu sia così. Allora, io ti consiglierei di buttare la pasta, sì, così allora, almeno, perché sai che qui era già il bollore. Sì, allora, Giusina, ma tu com'è che hai... Perché allora dovete sapere che Giusina fa intanto, tuttora sì. il lavoro di ufficio stampa, esatto. di pressaggio, cioè un lavoro totalmente diverso, no? Sì. rispetto a quello della cucina. Ma com'è che ti è venuta l'idea di cucinare e poi di diventare insomma una blogger di successo, di fare programmi televisivi, di scrivere libri, cioè com'è nato tutto? Posso mettere intanto l'aglio? No, devi, intanto che tu l'olio. Sai che qua si chiacchiera, va bene, si cucina come a casa, sì, no? Sì, ecco. Io nel frattempo taglio anche la cipolla, questo è un compito che devo assolutamente assolvere. Fare. Allora, Antonella, la mia vita è stata veramente una cosa molto particolare, quello che mi è successo. Durante il dolorosissimo lockdown, a marzo 2020, io, come tutti noi, cucinavamo un po' di più in casa, sì, no? Come no. E siamo tutti un po' anche ingrassati per questo, ma chi se ne frega, no, si appunto, può dire? Cioè, certo, noi esatto. poi magrano, io non, non sono mai stata, esatto, quindi non so. Io. E quindi praticamente ho pubblicato una foto della rosticceria palermitana, che è un po' il nostro street food, Fulvio forse la conoscerà. Molto bene. Sì, guarda anche Lorenzo, figurati. Tu guarda esatto. Lorenzo che lui viaggia sempre, quell'altro tutto ciò che è pianificazione. Sì, vabbè. Lui è tutto quello una che è. Una memoria storica. Io non so se qui è partito, sì, sì però sì, dobbiamo sì, aumentare un po'. Aspetta okay. che ti guardo. Che okay. Devi metterli molto caldi, sì. anche se tu okay, dici magari okay, no, okay. invece sì, perché è ora okay, che prendono. Ok, tanto si insaporisce un po' e poi lo tolgo. Va bene. E pubblicando una foto sui social sono stata intercettata dal direttore di un canale, non so se si può dire, non lo so, di un canale televisivo. Certo. Che mi ha detto se volevo fare un programma di cucina siciliana. Io ho detto di no, ovviamente. Poi perché dopo un mese di no? Perché appunto tutta non pensavo pasta, sì. Aiuto, vado. E quindi? Pensavo di non poterlo fare per tanti motivi e l'acqua è già salata, quindi va bene così. E dopo un mesetto invece mi hanno convinto, ho provato. Penso è stato il primo programma della televisione italiana girato integralmente con due cellulari, il mio e quello di mio marito. Ma tu pensa, vedi? E così è nata, vedete essere sì. Siamo oltre 100 puntate, adesso insomma, vabbè, adesso questo, cioè, siamo qua. E quindi sei contenta, ma tu non hai smesso, perché la cosa che a me mi ha colpito è che tu poi non hai smesso di fare no, non potrei, il tuo lavoro, no, perché no. vuoi sempre avere un piano B. Esatto, perché Giusina in cucina potrebbe finire domani e io comunque da tanti anni faccio questo lavoro che amo. Sai, come dicevi prima tu, fare quello che piace è la più grande fortuna.
E quindi fin quando posso vorrei fare entrambe le cose, sperando di avere la forza fisica. Senti Giuseppe, ma tu sei presagio di fammi qualche nome che si può dire, perché non è mica un segreto, sì. Non è che uno dice... Ma cioè, allora... Ad esempio, so che lo sei stata, non so se lo sai ancora, di ficcare Piccone. Sì, da 18 anni, sono il mio fiore all'occhiello. Ecco, ma loro due, ad esempio, a me dà l'idea che sono dei goduriosi, sì, no? Sì, sono dei goduriosi, ma sono molto attenti. Non ma sono cucini dei per loro ogni tanto. Pensa che nel primo libro che ho fatto, loro hanno scritto la prefazione, e hanno proprio romanzato una storia vera. Ormai quando loro conducevano Striscia, ormai venivano a casa, suonava il citofono alle 9:30, io sapevo che erano loro. E quindi venivano a mangiare. Venivano a mangiare, quindi quello che c'era si mangiava. Quindi non sono neanche molto pretenziosi. Adesso ho messo la cipolla, certo. Adesso posso mettere anche le acciughine. Esatto, perché ricordiamo che questa è la pasta sì, alle acciughe. Sì, sì, metto giù l'uva passolina e anche i pinoli. Vado a sciogliere un po'. Anche perché tu hai sempre cucinato a casa, quindi io cucino insomma, a casa, la caratteristica è proprio quella di una cucina di casa. Assolutamente, così deve essere. Ma fai solo piatti siciliani o ti è capitato di fare no, qualcosa? No, ma io nella vita reale non è che mangio solo siciliano, certo. Ecco, quindi... Oh, scusa. Ma da Milano cosa hai imparato? Ma la cucina milanese è una cucina molto buona, ma non è una cucina così vasta come quella siciliana. A volte mi dicono, ma tu prima o poi smetterai di fare piatti, finiranno i piatti. Finiranno. E io dico no, perché la Sicilia ha 9 province, ecco. Ogni provincia ha diversi paesi e ogni paese della provincia fa delle cose in modo diverso, quindi... Quindi sì. Tu fai tutto praticamente. No, io cucino tutto nella vita reale, nel mio programma, insomma nel libro, al momento mi sono... diciamo, settata sulla cucina siciliana perché è quella che è la richiesta che... da cui è partito tutto il progetto. Tutto il progetto, ma anche quella che tu hai nel cuore, quindi assolutamente. Capito, esatto. E poi devo dire, la cucina siciliana è buona. È una cucina molto ricca, molto democratica, molto popolare, e molto vicina ai vegetariani. Da noi si mangiano tantissime verdure, quindi... Pesce a volte mi ti dicono, piace, lo cucini? Sì, mi piace, lo cucino poco, perché a volte non lo trovo come... d'allevamento non mi piace, quindi quando lo trovo fresco sì, lo cucino e mi piace molto. Quando sono giù in Sicilia mangiamo praticamente sempre pesce, anche se a Milano c'è del pesce fresco in questo alcune... è vero, questo fantastico, è vero, questo lo voglio dire. E questo quindi... è il pan grattato. Sì. Tu conosci la muddica turrata? Sì, come no, esatto. Certo. Questo però è un pan grattato che se lo mettiamo in padella con un filo d'olio, lo facciamo. Diventa, qua. Eccola lì. Diventa... questa roba qui che è eccezionale, lo chiamano il formaggio dei poveri perché quando non ci si poteva permettere il formaggio, sempre tantissimo tempo fa, si usava il pan grattato. Io lo uso, lo faccio, ne faccio in quantità magari maggiore perché poi si conserva in frigo anche per un mese, basta conservarlo in un barattolo di vetro ed è perfetto, tutte le paste col pesce, lo metterei ovunque veramente. Ah, assolutamente, sì. Ma fa anche le impanature con questa muddica o è un po' ma troppo sì, saporita? Sì, si può usare, no guarda, qui c'è soltanto un filo d'olio, poi si può anche arricchire con del caciocavallo, del pecorino, anche della menta, del prezzemolo, quello che si vuole, dell'origano, spesso la faccio con l'origano. Noi l'abbiamo mangiata tantissimo grazie a Rosario Fiorello che la adora. Esatto, perché sai Rosario di dov'è? Se è siciliano. Cioè, e quindi... Però sono curiosa di vedere come si fa, quanto olio. Guarda, l'importante è un filo d'olio proprio. Okay. L'importante è non distrarsi. Perché improvvisamente sembra che non fa niente e poi improvvisamente diventa... Vieni Giovanna, guarda che non devi mica essere impalata, vieni, quando vuoi imparare una cosa vieni qui. Sì, questa la voglio fare perché ci piace tantissimo. Poi Ciuri quando arriva almeno gli fai vedere la murdica così. No, ma lui ci manda i barattolini. Vede lui. Ma guarda, veramente un secondo. Ah, ok. Perché ci puoi mettere anche peperoncino, quindi la puoi certo. Fare... Puoi mettergli gli aromi che vuoi, esatto. L'origano, il pepe, il peperoncino, insomma, quello che... L'importante è non perderla d'occhio perché improvvisamente sembra così pallida, innocua e invece improvvisamente diventerà bruna e quindi noi dobbiamo lasciarla biondina, biondino scuro. Potremmo fare conoscere Giusina a Fiorello che così fanno... Ah, magari, io conosco Catena, la sorella. Come? Ho presentato il suo libro, pazzesco, lei mi ha chiamato me, ti immagini. E perché tra siciliani fate perché giustamente, aveva scritto un libro. Capito? Sì, però è stato un incontro bellissimo. E la mamma di Ciuri è una mia fan, Sara. Vedi? E quindi io le mando ogni tanto i video, lei mi manda le foto delle cose che cucina.
E vedi, carinissima. E poi è bellissimo invece, vedi, avere degli amici, vedi, ma i ciuri sono proprio amici, amici, sì, amici. È bellissimo, sì, questa, so, questa amicizia nel mondo dello spettacolo che non è proprio consueta. No, assolutamente, assolutamente. Invece... questa è pronta, la possiamo allora, questa tirare la mettiamo fuori. Qua ed sì, è pronta. Vedete, anche una ricetta molto velocissima. Semplice. Invece di fare la pasta col sugo, invece fare una mette cosa particolare. L'uva passolina, esatto, un po' di pinoli. Se non avete l'uva passolina, usate l'uva passa, quella che insomma c'è al nord. No, perché lei c'ha un marito che deve fargli tutte le cose. Tutto ma tuo marito è di origini siciliani, i genitori sono di Palermo. Ah, davvero? È lì che abito, c'è il connubio. Ecco perché apprezza anche ecco, la cucina certo, siciliana. Ma questa gliela nonni... devi fare. Eh sì. E la pasta canciova lui la conoscerà sicuramente. Sì, perché sì, la pasta con le acciughe. Io all'inizio ho detto canciova, sarà con le uova. No, no, mi hanno detto, è con la perché... anciova deriva dall'inglese anchois, francese, esatto, insomma, infatti, dal francese anchois e anchove dall'inglese. Anchove, e dal latino. E anchoa in spagnolo. Adesso fatto, scoliamo. Scoliamo e la maneggiamo un po'. Ecco, poi dobbiamo dire che la prima volta che una persona viene qui non ha le sue pentole, dopo ci si abitua, no? Ah, però sì, 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 sì. Giustamente lei poi cucinando a casa avrà proprio i suoi fuochi. Sì, ma qui devo dire che è come stare a casa, veramente. Eh sì, perché questa è la nostra casa nel siete bosco. Siete stupendi. E sai questo che lo noi... rimetto qui, non faccio macello, no? No, 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 tranquilla, non ti preoccupare. Guarda. Ok, aspetta io questa sì, dopo. Sì, sì, no, no, te la metto qui, ti ordino. Grazie, Giovi, se tu guarda, lo fai un po' così non si sta già brustolendo. Esatto, adesso possiamo impiattare e poi ne mettiamo ma un altro po' su. Poi così bello, grazie, bella rossa con questi colori meravigliosi, io sì, ti metto là, qua. Questa si può mangiare, A me ci credo, sono bucatini, vedi che bella, okay, bella unta, bella... insomma, vengo lì? Sì, vedi tutto. Ok, vedi così la, mangiare, la non presentiamo. Non si deve mangiare. Siamo qua a si può mangiare. No, ma Alfio, guarda, mangia tutto, cioè è una roba... Adesso, quella che noi, quella che non finisce nel piatto... Alfio, dal tuo, no, dal tuo nome, insomma, tradisci origini nordiche, no? Sì, sì, lui sì. Non lo so, lui... io ho il nome, lui però è un nordico un po'. È il cognome senti, nordico. Ma a casa... gira la nordica. Esatto. Falla a girare, faremmo... io guarda, a casa farei così. Esatto, certo, giusto. Ti prego, certo. Giusina, qua sei a casa. Ah, del mio matrimonio. Davvero, la musica sì, che amo di più al mondo. È la mia suoneria del telefono. Vedi? Vedi che tutto torna, Giusina, Giusina aspetta, Battaglia, nel suo viaggio, va bene, nel suo viaggio in Sicilia ci ha portato questa pasta canciova, canciova, questa pasta con le acciughe, bella così, anche un po', a me piace, un rustica, po' barocca, un po' se rustica, grazie, un po' come deve essere, no? Puliamo, la Sicilia, eh? Si pulisce un po', ma non troppo, perché non a casa non si fa, no? Esatto, vabbè. Grazie Giusina, grazie, stai con noi, sì, stai con noi.